Seconda giornata della fase playoff interzona per la promozione in Serie B. I biancazzurri dell'Allianz Udas sosterranno l'impegnativa trasferta in Abruzzo domenica alle 18 contro il Basket Teramo. I padroni di casa hanno chiuso la regular season abruzzese in testa con 42 punti, con 21 vittorie e una sola sconfitta. Nel playoff in finale ha battuto per 83 a 64 Termoli. Per il coach Luigi Marinelli siamo reduci da una partita che ha avuto un esito finale imprevedibile ed emozionante. Adesso siamo concentrati sulla trasferta di Teramo. Loro vengono da una sconfitta eccessiva per proporzioni e vorranno riscattarsi come è giusto che sia. Per quanto riguarda 13 e Falcone, le condizioni sono da valutare prima della gara. In ogni caso, chi li sostituirà darà come sempre il massimo per la squadra. Gli abruzzesi attendono con rispetto l'Allianz Udas, come conferma Mister Di Sandro. Abbiamo capito che questa seconda fase nazionale è tutt'altra cosa rispetto al nostro campionato di Serie C Silver. È un quintetto importante quello pugliese. Dobbiamo recuperare il nostro Salamina, che per noi è fondamentale. Sicuramente dopo la pesante sconfitta di Cevalù, molti ci danno per squadra materasso, ma noi non la pensiamo così. Ultima giornata della fase regolare per quanto riguarda i campionati di serie B2, sia maschile che femminile. Nel pomeriggio di sabato, i biancazzurri della Iposea Aulas affronteranno alla 18 il Paladileo, il Marigliano. Dopo la sconfitta di 7 giorni fa, i ragazzi allenati da Leo Castellanete e Roberto Ferraro cercano di chiudere positivamente la stagione, anche se non è tramontata la possibilità di raggiungere il secondo posto. Tutto dipenderà dal match interno tra la Folgore Massa Napoli ed il Locorotondo. Per quanto riguarda i invece le ragazze, ultima giornata in trasferta della regular season prima dei playoff. La Libera Virtus invece sarà in scena alla stessa ora a Marina di Monturno. Le ragazze di Michele Drago e Cosimo De Lucia devono riscattarsi subito dopo la sconfitta subita ad opera della corazzata Altino con un severo 3-0. Vincere in casa delle laziali potrebbe qualificare le Ofantine come una delle migliori terze in assoluto. Ricordiamo che i playoff inizieranno subito dopo la fine della regular season e la Federvolley designerà il cammino per le restanti 3 promozioni in B1. 6 passano direttamente alle semifinali, mentre le 12 restanti disputeranno i quarti. Allora, siamo alla vigilia della trasferta contro il Minturno, l'ultima della regular season prima di affrontare i playoff. Come avete trascorso la settimana? Benissimo, nonostante la sconfitta siamo tornati in palestra ancora più cariche, con ancora più voglia di vincere, quindi la settimana è andata benissimo. Senti Vanessa, cosa c'è che è mancato contro la Galattica Altino domenica? Abbiamo mollato nei momenti più importanti, perché anche la settimana scorsa è andata bene, però siamo arrivati e l'emozione forse di giocare anche una partita molto importante ci ha impedito di dare eravamo troppo cariche e non abbiamo reso bene in partita. Senti Vanessa, come te l'aspetti in turno sabato? Non sarà, io sono scaramantica, quindi dico, non sarà una gara facile, ma daremo tutto quello che abbiamo. Senti, in ogni caso, essere già arrivati ai playoff è sicuramente un traguardo che vi aspettavate, ma soprattutto, quantomeno nella prima parte della stagione, puntavate a mantenere il secondo posto in classifica. Sì, purtroppo non ci siamo riuscite, ma questo non ci sconfigge. Nonostante faremo il playoff da terzi, daremo tutto quello che abbiamo perché ci teniamo a questo traguardo. Grazie. Infatti. Ah, mamma mia, ti sono.